I delfini vanno a ballare sulle spiagge, gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti, le nuvole vanno a ballare all'orizzonte, i treni vanno a ballare nei musei a pagamento. Ragazzi, guarda, l'intervento generale del sito del barocco è tutto, poi nel dettaglio vedremo meglio dopo l'intervallo, ok? Ok, c'è l'intervallo. Vai, c'è nessuno, guarda. Dammi i soldi. Dai, dammi questi soldi. Quali soldi? Dammi i soldi, sai quello che devo finire, dammi i soldi. Ce lo sai quali soldi, dammi questi soldi. Ce li abbiamo. Oggi anche che mi deve questi soldi. Dammi questi soldi. Oh, coglione, però questi soldi. Dai, cretino. Che cazzo di soldi? Che soldi? Dammi i soldi. Dai, io. Dammi questi soldi. Dai, soldi. Non fare il cretino, dai. Dammi i soldi. Dai. Vai, il coglione. Dai. Dammi soldi. E tu stai zitto, non hai visto niente tu. Stai muto. Mi raccomando. Grazie di cretino. Scusa. Insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona, semplicemente pensa. Prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani, ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali, come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare.
che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Beh, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci sono da questa notte, 100 passi. Nato nella terra dei vespri e degli aranci, tra Cinisi e Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certi quell'ambiente da lupo colorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. 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 Se ci dobbiamo ribellare, poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Questa mattina ci siamo ritrovati nell'aula magna della scuola con una rappresentanza di studenti di altri istituti vicini a noi per concludere un progetto iniziato a ottobre di questo anno scolastico, che ha visto la partecipazione di due classi dell'istituto alla geografia e legalità, che è un concorso che è stato indetto dal MIUR con la collaborazione dell'Associazione Giovanni Falcone. I ragazzi hanno vinto con i loro elaborati, si sono recati a Napoli e a Palermo con l'iniziativa che è nota come Nave della Legalità, e questa mattina hanno presentato il loro lavoro, e a questa attività è intervenuto anche il questore di Novara, dottor Sarlo, che ha intrattenuto i ragazzi sulle tematiche relative agli argomenti del progetto. È stata una mattinata direi estremamente proficua e soddisfacente sotto diversi punti di vista, soprattutto perché ripropone ancora una volta la scuola come un luogo direi quasi privilegiato di conferma, di presidio e di tutela della legalità. I nostri ragazzi crescono non soltanto acquisendo delle conoscenze ma anche formandosi come cittadini per il futuro. Mi sono sentita felice perché comunque è una cosa importante. Mi è rimasto molto impresso questa esperienza di Palermo. Siamo andati fino a Napoli con il treno, con il Frecciarossa. Poi da Napoli abbiamo preso una nave che ci portava appunto a Palermo, e mi è rimasto molto impresso l'accoglienza sia a Napoli che a Palermo. È stata un'esperienza molto bella andare a Palermo. Abbiamo partecipato alla conferenza dentro il bunker del Lucciardone e abbiamo partecipato al corteo, c'era veramente tanta gente, è stata veramente una grande emozione. Invece abbiamo messo delle conclusioni personali, diciamo, che nelle quali abbiamo scritto cosa sarebbe meglio fare per combattere la mafia, e sarebbe appunto combattere il silenzio, perché ovviamente se non si parla della mafia è come se ci si stesse dentro, e quindi il silenzio alimenta la mafia. Buongiorno. Cosa è successo? I piedi. Cosa è successo? Hanno pestato Dani, mi ha fatto molto male. L'ho trovato che era giù disteso a terra. Mi avevano riempito di botte, ma nessuno ha visto nulla in questa classe. Chi è stato? Vabbè, tu non sei nulla. No, secondo me è inciampato lui da solo. È inciampato da solo ed è caduto, si fa male da solo. No, non è vero, non è vero. Sono stati loro. Sì, è vero, sono stati loro. Sì,
sì, proprio le viste di loro. Sì, esatto. La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà, che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.